ieri veramente abbiamo speso oltre, hanno speso oltre di quello che avevano ragazzi ieri, un dispendio energetico enorme ieri, e la partita di oggi alle 2:30, praticamente con poco riposo l'abbiamo pagata. Poi errori al tiro erano dovuti al, più dovuti a questa stanchezza che poi non ci ha permesso di ragionare davanti al portiere. Ecco, peccato poi per il risultato finale, perché non è questa sicuramente la distanza tra le due squadre. 10 minuti avevamo la palla per meno 3, porta vuota, abbiamo sbagliato, se entrava quella palla lì eravamo ancora in partita. Dopo bisogna anche pensare a far riposare i ragazzi, perché il torneo è lungo, la partita è già andata, ho fatto i cambi, non dico che i cambi non sono di qualità, ma abbiamo mollato in testa e ci sta. Peccato, il risultato non è veritiero, ma comunque non abbiamo fatto una buona partita, siamo entrati sconcentrati dall'inizio, abbiamo perso troppi palloni, troppi errori dai 6 metri e sicuramente hanno meritato. Ora non dobbiamo demoralizzarci, ma dobbiamo subito pensare alla prossima partita con la Slovenia, di fondamentale importanza per noi, per il morale e anche per la classifica. Sarà una partita anche quella molto complicata, la Slovenia è un'altra squadra molto forte, ma d'altronde era quello che ci aspettavamo, noi in un campionato europeo di prima divisione, tutte squadre molto forti, tutte partite molto combattute, molto dure. Certo, anche la Slovenia è una grandissima squadra, come l'Islanda e come la Serbia, non abbiamo paura di nessuno, ma comunque siamo consapevoli della loro forza, ma anche dei nostri mezzi, cercheremo di fare il meglio per portare a casa il risultato.